Benvenuti. Oggi vedremo la prima puntata di un documentario tedesco sulla storia della Hansa, la lega delle città tedesche che nel Medioevo dominava i commerci dell'Europa del Nord. In italiano la chiamiamo la Lega Anseatica, ma il suo vero nome è appunto Deutsche Hansa. Questo vocabolo, che in tedesco antico voleva dire il gruppo, il convoglio dei tedeschi. È l'altra faccia della grande prosperità medievale. Noi italiani conosciamo soprattutto la faccia mediterranea, i genovesi, i veneziani che dominano il mare, che commerciano con Alessandria d'Egitto, con Costantinopoli, col Mar Nero, che importano le spezie dalle Indie e la seta dalla Cina. Ma all'altro capo d'Europa c'è un'altra rete di traffici, c'è un altro mare che pullula di navi, è il Baltico. Lì l'Europa commercia col Nord, con la Scandinavia, con la Russia, paesi poco conosciuti, ai margini del mondo cristiano, però paesi ricchi, ricchi di merci preziose, l'ambra, le pellicce. Ecco, le città tedesche della costa del Baltico e del Mare del Nord, e specialmente Lubecca, sono nella posizione ideale per dominare questi commerci, proprio come le città italiane sono nella posizione geografica perfetta per controllare i commerci con l'Oriente. Il documentario è uno di quei documentari tedeschi molto ben fatti, curati, con bellissime immagini, bravi attori, che riesce a appassionare anche a una storia apparentemente così lontana. Ci portano negli archivi a vedere i documenti, i trattati commerciali, carichi di sigilli. Ci portano a vedere gli scavi degli archeologi, che per esempio a Lubecca hanno ritrovato le tracce della ricchezza medievale dopo che la città è stata sventrata dai bombardamenti aerei inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Documentario molto ben fatto, finché uno non si accorge che la vicenda narrata si svolge nel 300, mentre i costumi sono tutti costumi del 500. Apparentemente una cosa inspiegabile. Il fatto è probabilmente che di ritratti di mercanti della Hansa nel 300 non ce ne sono. A quell'epoca non esisteva ancora neanche il genere del ritratto della pittura europea. E invece il 500 è il grande secolo del ritratto, specialmente in Germania. Ci sono ritrattisti come Hans Holbein che fanno meravigliosi ritratti di mercanti. E loro hanno deciso di usare quelli. Come dire che ogni tanto anche i tedeschi la fanno sporca e poi sperano che nessuno se ne accorga. Dicevo che la vicenda narrata si svolge nel 300. In realtà la storia della Hansa si sviluppa lungo parecchi secoli, ma qui hanno scelto di mettere a fuoco un momento specifico, il momento in cui la Hansa è stata sfidata da un nuovo nemico che minacciava di contendere il predominio nel Mar Baltico, la Danimarca del re Valdemaro, che poi qui, come vedrete, è raffigurato come un nano del Signore degli Anelli, ma insomma pazienza. Affrontare i danesi vuol dire fare la guerra, e all'inizio i mercanti della Hansa non sono tanto allenati. Alla grande battaglia di Visby del 1361 i danesi stravincono. Vi segnalo che questa è una battaglia molto nota agli studiosi, perché gli archeologi hanno ritrovato le fosse comuni dove erano stati sepolti i caduti e hanno potuto studiare accuratamente gli effetti delle armi medievali sui crani e sulle ossa, con risultati, devo dire, abbastanza sinistri. Bene, riusciranno i mercanti della Hansa a sconfiggere il nano danese? È quello che vedremo fra poco. Quello che è sicuro è che gli autori del documentario sono giustamente orgogliosi della potenza del capitalismo tedesco medievale. E non è colpa loro se magari a noi italiani viene un piccolo brivido quando verso la fine la voce narrante si chiede se la Deutsche Hansa non è stato il precursore dell'Unione Europea di oggi. Buona visione. Una nave della Lega Anseatica. Nel tardo Medioevo, la sua flotta domina il mare. Ne fanno parte tutte le più ricche città del nord Europa. La sua rete commerciale si estende dall'Islanda a Venezia, da Bruges fino alla lontana Russia. Più
Più di 200 città si legano a questa superpotenza economica del tempo. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare per difendere i propri interessi, anche con le armi. È il caso di Johan Wittenborg, il borgomastro di Lubecca contro il re danese. C'è lui al comando della più grande flotta da guerra della Lega. Signore. Il suo obiettivo, il regno di Valdemar IV. E lo scontro finale avverrà davanti alle coste svedesi. Wittenborg e Valdemar. Il conflitto fra il mercante e il re, con in palio la sopravvivenza di un'alleanza che lascerà il segno in Europa e anche al di là dei confini, per oltre mezzo secolo. La Lega Anseatica. Com'è possibile che un pugno di mercanti abbia creato una superpotenza europea? Questa strada è la loro vitale linea di comunicazione, costantemente minacciata da predoni a cavallo che vanno in cerca di uno dei beni più preziosi nel Medioevo, il sale. L'oro bianco delle saline di Luneburgo parte da Lubecca e arriva in tutto il mondo con enormi profitti. Il commercio dell'Ansa, la Lega Anseatica, arricchisce la città e i suoi abitanti. Forza, carichiamo! Ah, presa! È una condizione favorevole anche per Hermann Wittenborg, stimato mercante di Lubecca. Suo figlio Johan impara ben presto l'arte del commercio. Un giorno arriverà a tenere nelle sue mani il destino dell'Ansa. Issate le vele! Si parte, forza! Signor sì, capitano! Johan, gli uomini devono lavorare. Vai a giocare con gli altri bambini. Ma io preferisco stare sulla nave, padre. Un giorno viaggerai su navi molto più grandi e renderai tuo padre molto orgoglioso, ma ora vai. Hermann Wittenborg è preoccupato. Deve scaricare velocemente le merci e fare posto a bordo per nuovi carichi. Il tempo è denaro, ed era vero anche 700 anni fa. I suoi soci in Svezia e Norvegia aspettano impazienti il sale. Dov'è il sale? Il carico da Luneburgo dovrebbe essere già qui. I mercanti della Lega riforniscono l'Europa con merci da tutto il mondo e guadagnano da ogni transazione. È il segreto del loro successo in un'epoca in cui ogni trasporto è pieno di rischi. Un cavaliere sfugge alla razzia del carico di sale e porta a Wittenborg le cattive notizie, dietro le mura sicure della città di Lubecca. Proprio la difesa comune dei convogli porta alla prima unione di mercanti nel XII secolo. È il primo embrione della Lega. Gradualmente questi uomini si conquistano dei privilegi nei commerci. È a Lubecca, la capitale dell'Ansa, che si tirano tutti i fili di una rete tutta d'oro. Gli antichi magazzini tra il fiume Trave e la porta della Holstentor sono ancora un simbolo di potenza e ricchezza. Lubecca ha conosciuto uno sviluppo fulmineo, favorito dalla sua posizione geografica, poiché l'intero traffico delle merci tra l'Europa orientale e occidentale transitava per questa città. Lubecca è la prima città tedesca nata con questa precisa finalità sul Mar Baltico. È collegata con tutti i centri del commercio mondiale. A est Gotland e Novgorod, a ovest le Fiandre e Londra, a sud Colonia, Norimberga, fino a Venezia. Lubecca sembra veramente un ragno al centro della sua tela. La città natale di Wittenborg ha enormi punti a suo favore con i suoi legami con il mare e i collegamenti con l'entroterra. Sono qualità già ben note al leggendario duca sassone Enrico il Leone, che occupa la città nel XII secolo, ma le concede subito ampi diritti e libertà. Lubecca conosce così uno sviluppo rapidissimo e sempre più mercanti e altre città hanno interesse a stipulare strette alleanze. La fondazione di Lubecca è considerato il primo atto della storia della Lega Anseatica. Infatti, con lo sviluppo della città, anche i mercanti della Bassa Sassonia avevano il loro primo porto sul Mar Baltico, dove potersi stabilire con diritti riconosciuti. La città potrà crescere a lungo praticamente indisturbata. I re tedeschi si occupano infatti soprattutto dell'Italia e del Papa. Sono condizioni ideali perché la Lega Anseatica possa evolversi come una potenza segreta, unita da un unico decisivo fattore comune, il profitto. Hermann Wittenborg conosce le regole del gioco. In seguito alla razzia, deve acquisire il sale a caro prezzo da un altro mercante per mantenere il suo buon nome.
Le sono molto riconoscente, anche se il vostro sale è più caro dell'oro. È appunto oro bianco. Eh già. In questo modo potrà mantenere l'impegno e non violare il suo contratto. Onore e credibilità. È questo il principio dei mercanti della Lega Anseatica, il fondamento su cui si basano tutti i loro commerci. All'onore dei commercianti. Dopo la conclusione dell'affare, c'è tempo per un brindisi nella birreria di fiducia. Ricorda, figliolo, un mercante che si rispetti mantiene la sua parola. Johan dovrà un giorno rilevare l'impresa di famiglia. Nella Lega Anseatica esistono vere e proprie dinastie, famiglie della nobiltà mercantile. Sono i signori dell'Ansa. Hermann Wittenborg non perde il controllo su tutte le transazioni nemmeno dopo due boccali e appunta tutti gli eventi degni di nota in un registro. Un giorno suo figlio Johan proseguirà la compilazione di quello stesso libro mastro. Oggi il custode di questo vero tesoro è lo storico di Lubecca, Rolf Hammel Kisov. Da anni cerca di risolvere l'enigma dell'ascesa e della misteriosa caduta di Johan Wittenborg. La sua fortuna, qui annotata fino all'ultimo Pfennig, uscellino, sarà un giorno del tutto azzerata. Su un totale di 20.000 libri contabili della Lega Anseatica, ne sono rimasti solo 20, il più vecchio dei quali è proprio quello di Wittenborg. C'è un motivo preciso che ha reso possibile questo ritrovamento. Il libro è stato confiscato su ordine del Consiglio. C'è qualcosa di torbido nel declino di Wittenborg. Nell'anno 1320, Johann Wittenborg nasce a Lubecca, Johannisstrasse 9, in una casa che oggi non esiste più. La Domenica delle Palme del 1942 le bombe inglesi distruggono il centro storico della città, dove si trova la casa natale di Wittenborg e la chiesa di Marienkirche. Nel 2010, agli storici che studiano la Lega Anseatica si offre un'occasione unica. Nel centro di Lubecca viene demolito un vecchio edificio scolastico risalente però solo agli anni 60. Sotto la costruzione, come in una capsula del tempo, si trovano le fondamenta dell'antico quartiere medievale. È lo scavo più vasto su un sito legato alla storia della Lega. Una superficie di 9.000 metri quadrati che viene esaminata palmo a palmo. Si estende in profondità per 3 metri. Gli scienziati si addentrano in queste fondamenta poste nel XII secolo. Ecco una fossa di drenaggio. Permette di mantenere le case asciutte e salubri. Il sistema fognario di Lubecca, con la divisione tra fanghi e acque chiare, è un progetto avveniristico per il Medioevo, un segno di progresso e ricchezza per la città anseatica. Un vero tesoro per gli archeologi. Queste sono le cloache. La squadra del professor Glaser scava volentieri soprattutto qui, poiché nei fanghi putridi si fanno molte scoperte interessanti, come questa suola di cuoio di una scarpa appartenuta a uno dei primi abitanti della città. Ora ci troviamo nel cuore del quartiere originario e questa è la zona dove nel 1143 sono arrivati i primi coloni. Questo può essere considerato il primo nucleo della Lega Anseatica, dove ha avuto origine questa alleanza. E qui i primi coloni arrivavano e iniziavano a costruire le loro case. Ora le piante, le strutture murarie e perfino interi tratti di strade tornano visibili dopo secoli. Le cantine dove venivano immagazzinate le merci riservano una sorpresa. Il rivestimento dei pavimenti è in pietra calcarea proveniente dall'isola svedese di Gotland, non dalla vicina Segeberg. All'epoca le navi erano il mezzo di trasporto più economico e venivano finanziate dai ricchi cittadini di Lubecca. Da qui ha avuto origine un vero boom edilizio. Nel Medioevo, per essere veramente ricchi, bisognava abitare in edifici in pietra. La pietra di Gotland viene utilizzata anche per la costruzione della Marienkirche e persino per la preparazione della malta. Ha tuttora la volta in mattoni più alta del mondo e regge il confronto con le grandi cattedrali di Francia. Un fiero simbolo di libertà per tutta Lubecca.
L'effetto psicologico che la Marianne Kirk doveva avere sui cittadini del tempo era sicuramente impareggiabile. La gente comune era abituata a vivere in case di legno, tutt'al più dotate di intelaiature a travi, ma lì entrano in uno spazio enorme, costruito interamente in pietra. Tutto ciò doveva produrre una soggezione che oggi non sapremmo descrivere. È la chiesa dei mercanti, un tempio che rende omaggio alla ricchezza. Su questi seggi prendevano posto i membri del consiglio e qui Johann Wittenborg è stato battezzato. La fonte battesimale può contenere 406 litri, esattamente gli stessi di una botte di birra anseatica. Proprio sopra i posti dei membri del consiglio si trova ancora oggi uno spazio noto a pochissimi. Dietro le porte protette da ben 7 serrature si trova infatti il tesoro più segreto della città. Qui il consiglio conservava i propri documenti. Un tempo c'è stata perfino la corona danese come pegno. La forza finanziaria conferiva infatti all'alleanza di cittadini e mercanti anche un'influenza politica. L'estesa rete di commerci è la base della potenza della Lega. E Johann Wittenborg viene presto mandato da suo padre a scoprire il mondo. Guarda, il figlio del mercante nutre i pesci! È la seconda volta da quando è sorto il sole! Non è buono fare nient'altro! È una dura scuola per i giovani mercanti dell'Ansa, ma appartengono a un'elite che fonda la sua forza sull'unità. Ecco, prendi e bevi. Dopo ti sentirai meglio. Insieme imparano a scrivere, contare e parlare e a maneggiare le armi. Non far caso agli altri, non sono meglio di te. Grazie. Sei molto gentile, signor... Warendorp. Brun Warendorp. Johann Wittenborg. Nasce così un'amicizia che resterà salda a lungo, anche in tempi molto più difficili. Ma prima, entrambi sono attesi dalla grande avventura nel nord, a Gotland. L'isola nel cuore del Mar Baltico è considerata la porta che apre le ricche rotte commerciali da est a ovest e in senso inverso. I giovani eredi dei grandi mercanti di Lubecca si trovano nel posto giusto. L'antica città anseatica di Visby, con le sue 48 torri, è uno dei centri di quella globalizzazione medievale. I mercanti tedeschi hanno i loro privilegi e applicano le loro leggi. Particolarmente vantaggioso è il contatto con l'est per le preziose pellicce che arrivano dalla Russia. E questo non piace ai rivali danesi, come capirà presto anche Johann Wittenborg. A sera, il quartiere tedesco si ritrova nelle taverne. Vino di colonia e birra locale scorrono a fiumi. Qui i giovani si divertono e si godono i lussi della loro vita all'estero. Anche i due amici di Lubecca si sono abituati al rude spirito cameratesco che vige qui. Ma stasera, Brun Warendorp non ha purtroppo buone notizie da comunicare al suo amico. Johann! Johann, devo parlarti! Fratello, sei forse impazzito? Johann, è molto urgente! È tuo padre! Mio padre sarà molto fiero quando prenderò il mantello a questo danese! Tuo padre è morto 4 giorni fa! Un messaggero ha portato la notizia. Mi dispiace. A nemmeno 17 anni, Johann perde suo padre. Ora dovrà assumersi lui tutta la responsabilità e condurre autonomamente gli affari anche per le filiali all'estero, che sono gli avamposti più importanti della Lega, ai 4 punti cardinali. A est c'è la russa Novgorod, da dove affluiscono le pellicce e la cera, e si importano molte merci di lusso. Bergen è la porta del nord. Sullo spettacolare sfondo dei fiordi norvegesi sorge il quartiere di Tjuskebriggen, il cui nome significa il ponte tedesco. Lo stoccafisso è il prodotto più richiesto qui a Bergen e nessun mercante vi rinuncerebbe. Nel quartiere possono risiedere solo uomini e nei periodi di più intensa attività vi lavorano fino a 2000 mercanti tedeschi, quasi tutti celibi.
Anche a Londra, direttamente sul Tamigi, la Lega ha un quartiere molto ben organizzato, un avamposto nel centro del potere, vicino alla Torre di Londra. Anche qui è vietato l'accesso alle donne. I mercanti tedeschi conducono qui i loro commerci di lana e vino, molto apprezzato dai re inglesi. La vera capitale finanziaria tra le quattro grandi filiali è Bruges, nelle Fiandre. Qui la Lega Anseatica può negoziare enormi vantaggi per i suoi membri. Bruges è la Wall Street del tardo Medioevo. Nella casa della famiglia Bors, vari soggetti si scambiano soldi e prestiti. Non è un caso che qui sia nata la prima borsa. Questa è la sontuosa casa degli Osterling, come venivano chiamati gli anseatici, i tedeschi dell'est. I mercanti della Lega guadagnavano soprattutto dagli scambi e dai commerci su lunghe distanze. Potevano esportare merci relativamente economiche, principalmente prodotti di massa, dall'est, e ottenevano per contro prodotti di lusso dall'ovest, ad esempio panni di Fiandra. E qui il margine di profitto era relativamente alto. È stato calcolato quale fosse l'utile di un simile commercio e si arriva a una cifra del 15-20% su un singolo affare. È il commercio con l'estero che arricchisce Lubecca, la patria di Wittenborg. Dagli scavi all'ombra della Marienkirche continuano a uscire reperti dell'epoca dell'impero dei mercanti. Una collana di perle di granati spagnoli, del vetro veneziano, un piatto olandese finemente decorato. Tutti provengono dalle cloache dell'antico quartiere. Le cloache di Lubecca sono un vero scrigno del tesoro per noi archeologi. In nessun altro luogo ce ne sono così tante, così estese e così ricche di reperti. Grazie ai reperti possiamo ricostruire la quotidianità del Medioevo, capire come vivevano, cosa mangiavano e persino che giochi facevano. Ecco la prova del ruolo globale giocato dalla Lega Anseatica. Frammenti di ambra, l'oro del Mar Baltico. Il materiale grezzo viene lavorato in perle, andando a comporre articoli di lusso, come queste corone del rosario, particolarmente ambite durante il Medioevo in tutta Europa. L'ambra proviene soprattutto dalla regione della Sambia. L'ordine dei cavalieri teutonici se n'è assicurato il redditizio monopolio dopo aver evangelizzato i popoli pagani col fuoco e la spada. La terra conquistata, la futura Prussia, è per la Lega uno sbocco e un potenziale nuovo mercato. Marienburg, oggi Malbork in Polonia, la principale fortezza dell'ordine teutonico. Da qui controlla il commercio sulla Vistola e sul Neumenas. La regione diviene presto un granaio per l'intera rete di commerci dell'Ansa. Col tempo anche i cavalieri crociati diventeranno mercanti. La conquista e la colonizzazione della Prussia è un colpo di fortuna per la Lega, come ci spiega il professor Jürgen Sarnowski di Amburgo. Un modello già vincente riceve una nuova spinta. Sulle navi dell'Ansa viaggiano merci, armi e coloni. Con la conquista dei territori prussiani da parte dell'ordine teutonico, nasceva ad est un nuovo e vasto spazio commerciale, di grande importanza per la Lega Anseatica. La birra della distilleria Wittenborg diventa una merce d'esportazione molto richiesta nelle terre dell'ordine. Anche i panni di Bruges e soprattutto lo stoccafisso di Bergen, dato che la regola monastica impone di mangiare pesce per 160 giorni l'anno. Le merci sono spesso pagate in ambra. Anche la ditta Wittenborg si espande grazie al nuovo spazio commerciale sulla Vistola. I rapporti commerciali tra i cavalieri teutonici e Lubecca vanno a gonfie vele. Wittenborg entra a far parte dei signori dell'Ansa. Ora gli manca solo una moglie degna del suo rango. Niente di più facile per un mercante in piena ascesa. Il giovane Wittenborg sposa Elisabeth von Bardewick, figlia di uno dei signori del Consiglio, e si conquista l'ingresso anche nell'élite politica.
Già all'età di 30 anni diventa membro del consiglio. Ma Wittenborg vuole di più e pochi anni dopo è preso in considerazione per una delle cariche di maggior potere in Europa. Johann Wittenborg, accetti l'elezione a borgomastro della città di Lubecca? La accetto. E giuri tu davanti a Dio di essere fedele alla nostra città e a questo presente consiglio? Lo giuro. Johann Wittenborg, io ti nomino borgomastro della città di Lubecca. Il borgomastro di Lubecca è uno degli uomini più invidiati del suo tempo. Il primo a congratularsi è l'amico dei giorni passati a Gotland, Brun Warendorp. Borgomastro Wittenborg, le mie sincere felicitazioni. Ti ringrazio tanto, amico mio. Mi auguro che Dio ti dia la forza per tutto. Ci aspettano tempi difficili. Brun Warendorp ha visto giusto con i suoi presentimenti. La ricchezza dei commercianti suscita cupidigia e attira l'attenzione di un sovrano assetato di gloria e di bottino. Re Valdemar di Danimarca vuole riportare il suo paese alla grandezza di un tempo e mettere le mani sui privilegi della Lega Anseatica. Con una potente flotta si prepara a reclamare i diritti danesi. I suoi connazionali lo chiamano Atterdag. In realtà non sappiamo nulla sull'origine del suo appellativo. Si fanno congetture sul fatto che Atterdag in danese avrebbe a che fare con il giorno, quindi il nuovo giorno, ovvero un'epoca nuova che iniziava con l'avvento al potere di Valdemar. Valdemar Atterdag sfida la Lega Anseatica. Il re danese prende di mira la potente e strategica isola di Gotland, con la grande città di Visby, alleata della Lega tedesca. Chi controlla l'isola ha in pugno il commercio con l'est e ha accesso ad altre ricchezze, come l'argento di Gotland. La posizione dell'Ansa si fa drammaticamente difficile. Ora tutto dipende dalla capacità di comando di entrambi i contendenti. Borgomastro Wittenborg. Abbiamo preso Gotland, mio signore. All'alba, Valdemar ha conquistato Gotland. Valdemar. È da molto che la Danimarca aspettava questo momento. Non oserà attaccare Visby, o è pazzo? Se attacchiamo Visby ora, vorrà dire la guerra. La Lega non lo accetterà mai. Voi non lo conoscete. Che razza di cavalieri siete? Avete paura dei bottegai? Portatemi la mia spada. Mio sire. Valdemar lancia il suo esercito, armato fino ai denti, contro uno schieramento radunato in fretta e furia a Gotland. 2000 contadini cadono davanti alle porte sbarrate della città di Visby. Sul luogo della battaglia, la croce di Valdemar ricorda quel bagno di sangue del 1361. Così come questi crani dei caduti. A partire dal 1905, davanti alla porta sud, vengono riportate alla luce delle fosse comuni. Le foto degli scavi mostrano tutta la terribile entità dell'antico massacro. Oggi, nel laboratorio dell'Università di Visby, si effettuano nuovi esami su quelle antiche ossa, che permettono di scoprire chi si era opposto al re danese. C'erano moltissimi uomini giovani, ma anche molti anziani di Gotland, oltre i 55 anni. Abbiamo individuato anche degli storpi, con gravi patologie alla schiena, alle gambe, alle braccia. Sembra che tutti avessero preso le armi per fermare l'invasione danese.
tutti, tranne i ricchi abitanti di Visby, che osservano con freddezza dagli spalti del castello i loro compatrioti battersi e morire. Dopo la sconfitta tratteranno la resa salvandosi la vita e risparmiando alla città il saccheggio e la distruzione. Il vittorioso re danese richiede un pesante tributo. I cittadini di Visby devono mettere insieme 3 tonnellate d'oro e argento, secondo le fonti dell'epoca. Valdemar ha reso nuovamente grande la Danimarca, ma a quale prezzo? Con la conquista di Gotland e la presa di Visby, una delle più antiche città anseatiche, i danesi avevano ormai passato il limite. Caduta Visby, i danesi hanno ottenuto un fondamentale successo strategico. Una rete in perfetto equilibrio è ora sensibilmente danneggiata, ma la Lega non può mostrare debolezze. È l'ora del borgomastro Johan Wittenborg e il mercante si fa guerriero. Signori miei, siamo tutti coscienti della situazione, ma non abbiamo alternative. Il vostro coraggio vi fa onore, Wittenborg, ma noi siamo innanzitutto mercanti e non esperti guerrieri. Gotland è stato solo l'inizio. Se non reagiamo, Valdemar penserà che ci nasconderemo sempre. Anche se aveste ragione, una guerra costa cara. E chi ne pagherà il prezzo? I danesi. E ogni marco che spenderemo ci tornerà indietro, raddoppiato e triplicato. Lo giuro su Dio. Le città della Lega Anseatica erano entrate in guerra malvolentieri perché rappresentava un duplice fastidio. Prima di tutto interrompeva i commerci, dato che le normali vie mercantili non erano più praticabili, e inoltre comportava dei costi notevoli. Già solo l'armamento delle cosiddette navi della pace gravava sui loro bilanci. Ma Wittenborg impone la sua linea. Le città anseatiche arruolano cittadini e mercenari e allestiscono una flotta. 27 navi e circa 3.000 uomini salpano al comando del borgomastro di Lubecca. Brun Warendorp è uno dei comandanti dell'esercito. Alla fine di aprile del 1362, la flotta fa rotta su Helsingborg. Dalla fortezza oggi sulla costa svedese, Valdemar controlla la cruna del lago tra Mar Baltico e Mare del Nord. Sarà il teatro della battaglia decisiva tra i cittadini e il re. La possente fortificazione, con le sue mura spesse molti metri, svetta ancora oggi sullo stretto di Øresund. Domina lo stretto passaggio e la città danese antistante di Elsinore. Wittenborg riesce a far sbarcare sul terreno nemico delle pesanti macchine da assedio, i trabucchi. Queste armi, autentiche meraviglie del Medioevo, vengono caricate con queste munizioni, grosse pietre da 30 kg che possono essere scagliate fino a 300 metri di distanza. La Lega Anseatica assedia per 12 settimane la fortezza danese, finché Wittenborg di Lubecca compie l'errore decisivo. Ordina di far sbarcare sempre più soldati dalle navi per una prova di forza. Valdemar, il re danese, era un guerriero esperto e ha subito colto l'occasione attaccando la flotta anseatica nel Mar Baltico. Re Valdemar attende da giorni con la sua flotta in uno dei fiordi più tortuosi e la fa avanzare col favore delle tenebre. Sulle navi della Lega, solo pochi uomini montano la guardia. Si rivelerà un grave errore tattico dei comandanti tedeschi. Sembra una notte tranquilla, con i nemici lontani dietro le alte mura. Colpo di mano, Valdemar conquista le 12 navi. Chi non è ucciso viene preso in ostaggio. La guerra contro i danesi è perduta. Nella fortezza di Helsingborg arriva il momento peggiore per il fiero borgomastro, quello della resa. Cittadini, soldati e alcuni membri del consiglio sono nelle mani dei danesi. È il re vittorioso a dettare ora le condizioni.
Wittenborg deve accettare l'armistizio per poter fare ritorno con il resto della sua flotta e i prigionieri a Lubecca. L'armistizio verrà pagato a caro prezzo. Concedendo la vittoria, accetta anche le ingenti domande di riscatto. E tutto questo non piacerà ai mercanti. È la disfatta peggiore subita dalla Lega fin qui baciata dal successo. La capitolazione segna anche per sempre il destino di Johann Wittenborg. Un bottegaio non sconfigge un re. L'incontro faccia a faccia tra i due uomini più potenti del nord nella fortezza del re si conclude con l'umiliazione del borgomastro di Lubecca. Le conseguenze della sconfitta per la Lega Anseatica erano pesanti. Avevano dovuto pagare un enorme riscatto per i prigionieri e la loro reputazione ne era uscita gravemente compromessa. Per molti versi i problemi che avevano condotto alla guerra restano in gran parte irrisolti. La situazione a Gotland non era certo migliorata. Con il trionfo dei danesi, anche i possibili profitti della Lega Anseatica vanno in fumo. Al rientro degli uomini sconfitti a Lubecca succede qualcosa di singolare. Wittenborg viene messo in prigione e senza menzionare accuse o capi di imputazione. Il suo fedele amico Brun Warendorp è sconcertato. Ma perché? Nessuno sembra conoscere i motivi dell'arresto. Il consiglio è un muro di silenzio. Wittenborg sarà condannato a morte praticamente senza processo. È un giallo dal finale tragico. La pena capitale per Johann Wittenborg, dopo il suo ritorno a Lubecca, è un atto inconsueto. I condottieri medievali di solito non venivano puniti con la morte quando subivano una sconfitta. Possiamo quindi supporre che ci fossero altri motivi. Ma se non si tratta del fallimento militare, qual è il motivo? Questo è il libro mastro di Johann Wittenborg. È giunto fino a noi solo perché all'epoca è stato confiscato dal Consiglio. Ma perché? Contiene forse indizi sulla misteriosa condanna a morte? Due fogli sono stati accuratamente staccati. Anche nel libro mastro della città mancano le pagine relative allo stesso periodo. Noi non sappiamo chi abbia distrutto il materiale probatorio. Forse lui stesso o un complice nel consiglio. Ad ogni modo deve essere successo qualcosa di molto grave per giustificare una condanna senza appello. E tutto questo poteva essere rivelato dai libri contabili. È evidente che fino a oggi il caso non è stato risolto. Ma ci sono indizi. Profitti dissimulati tramite operazioni di credito. Invece del consueto 6%, Wittenborg avrebbe chiesto fino al 35%, non una condotta irreprensibile. Con quegli interessi, contravveniva al codice d'onore del commerciante. E per l'usura, anche la Chiesa prevedeva la pena di morte. La Chiesa poteva anche essere direttamente coinvolta. Alcuni indizi fanno sospettare che Wittenborg non salisse la scala che porta alla stanza segreta della Maria in Kirche solo per archiviare le carte del Consiglio. Forse si è arricchito amministrando il tesoro della Chiesa. Un peccato capitale in un'epoca dominata da una profonda religiosità che in nessun caso doveva trapelare. Altrimenti l'intera rete dei commerci sarebbe stata in pericolo. Se Wittenborg ha veramente messo le mani sul patrimonio della Chiesa, è stata una gravissima violazione della morale e del codice d'onore dei mercanti, la cui attività si basava sulla fiducia reciproca. Onore e credibilità sono questi i pilastri su cui si fonda il successo della Lega Anseatica. All'onore dei mercanti. E chi li avesse infranti sarebbe stato bandito e considerato non più degno di credito.
Ricorda, figliolo, un mercante che si rispetti mantiene la sua parola. E se addirittura un borgomastro si rende colpevole di usura e appropriazione indebita, è meglio far calare il silenzio. Ma il sospetto di una sentenza politica resta vivo. Senza motivazioni ufficiali, il borgomastro Wittenborg viene decapitato nel 1363 sulla pubblica piazza del mercato di Lubecca. Brun Warendorp gli resta vicino anche nell'ora più difficile. Penserai tu alla mia famiglia, amico mio? Wittenborg lascia la moglie Elisabeth e 6 figli. Il vecchio compagno riceve anche un ultimo ammonimento. Occupati di Valdemar. Un giorno, Brun adempirà al suo desiderio. Papà! Sua moglie Elisabeth gli resta vicina anche dopo la morte. All'uomo sarà vietata la sepoltura in una tomba degna, ma lei si farà seppellire accanto a lui. Il destino vuole che l'amico d'infanzia non si occuperà solo della famiglia di Johan. Come nuovo borgomastro di Lubecca, sarà nominato comandante nella seconda guerra contro Valdemar. Potrà vendicare la sventura che si è abbattuta sull'amico. A Colonia, le città della Lega stabiliscono una sorta di pedaggio per finanziare in modo migliore la nuova guerra. Dietro le finestre del municipio si decide di risolvere definitivamente il problema con Valdemar. E stavolta la coalizione dei nemici della Danimarca manterrà la promessa. Ormai tutti soffrono per gli assalti dell'ambizioso re danese ai loro mercantili. Brun Warendorp ha probabilmente armato la sua flotta con i primi pezzi d'artiglieria. La ricca Lega Anseatica può permettersi la tecnologia bellica più all'avanguardia. La Danimarca viene invasa. L'obiettivo finale è Helsingborg, la cruna del lago del Mare del Nord. Stavolta la fortezza deve arrendersi. I cittadini hanno sconfitto il re. L'impero del denaro e degli affari è riuscito a mobilitare più risorse di un sovrano. Brun Warendorp paga quella vittoria con la vita. È sepolto qui, nella Marienkirche. Cade negli ultimi giorni della guerra, proprio davanti a Helsingborg. Con la vittoria su Valdemar, la Lega aveva sconfitto quello che all'epoca era il più potente re d'Europa, raggiungendo così il culmine della propria ascesa politica e militare. Nella città anseatica di Stralsund, nel municipio dalla sontuosa facciata, si celebra il trionfo dei bottegai come Valdemar Atterdag li aveva scherniti. Con la pace di Stralsund, la Lega si riprende i suoi privilegi e vanterà un diritto di consultazione sull'erede al trono danese. Un documento che è stato pagato con 2 guerre ed è costato la vita a 2 borgomastri di Lubecca, ma che eleva la Lega delle città al rango di grande potenza del nord Europa. Il Trattato di Stralsund, suggellato da principi e città, è considerato il punto più alto nella storia della Lega Anseatica. Un atto che pone sullo stesso piano un antico regno e la nascente borghesia europea. Qui, per la prima volta, i cittadini si ponevano di fronte ai sovrani, avendo quasi gli stessi diritti. Quando poco dopo l'imperatore Carlo IV visita Lubecca, si rivolge agli attoniti borghesi del Consiglio chiamandoli signori. Non era mai successo. 600 anni più tardi, un'escavatrice trova nel terreno di Lubecca un tesoro di migliaia di monete d'oro e di argento di varia provenienza. Era la cassetta di sicurezza di un singolo commerciante. Il libero commercio marittimo ha reso per secoli la Lega Anseatica un'entità unica nel suo genere e soprattutto ricca. Per 500 anni ha influenzato l'intera Europa.
Perfino il re d'Inghilterra darà in pegno la sua corona per un prestito a un mercante di Dortmund. Come spiegare un tale successo? La cosa sorprendente è che la Lega Anseatica è cresciuta senza avere solide strutture, senza una guida forte, una sede, un atto costitutivo o delle entrate comuni. Non aveva neanche un sigillo riconosciuto. Eppure è riuscita a imporre una politica comune, difendendo con successo i diritti dell'aristocrazia mercantile in tutta Europa. È l'unione di una libera schiera di uomini che fanno affari in tutto il mondo, i mercanti delle città del nord. Per la prima volta, i commercianti tedeschi operano verso l'esterno come una comunità coesa. E questo la rende forte, anche contro re e imperatori. E può varcare le frontiere con la forza del diritto. È una sorta di unione commerciale europea, una comunità i cui membri cooperano per il reciproco interesse, una situazione che porta vantaggi a tutti. Sono calcolatori, ma anche visionari. La Lega Anseatica è l'impero commerciale che ha plasmato l'Europa. Da Lubecca, questo impero commerciale conquista l'intero nord Europa, ma dimostra di avere anche lungimiranza. La Lega delle Città non si muove per accaparrarsi territori, piuttosto per commerciare in pace. Forse l'Ansa ha precorso l'odierna Unione Europea? La Lega Anseatica è stata sicuramente un modello per l'Unione Europea in quanto esempio di organizzazione comunitaria, ma priva di una struttura gerarchica. Ha avuto il suo battesimo nel Mar Baltico e il suo miglior successo di propaganda è il nome collettivo che si è data. È la Lega Tedesca, la Lega Anseatica.